È un momento importante per l'ospedale Policlinico San Martino. Oggi siamo qui per assistere alla firma di un protocollo, di un accordo importante con l'università, con l'associazione Sclerosi contro la sclerosi multipla, e siamo a sottolineare l'importanza del San Martino per quanto riguarda la ricerca. Siamo nella fase di riconoscimento della seconda specialità, le neuroscienze, quindi direi un momento in cui stiamo guardando verso il futuro, un luogo di riferimento per la ricerca, l'innovazione. E questo abbinamento con chi da tanti anni si occupa di una malattia purtroppo diffusa e che preoccupa le nostre famiglie è un momento veramente di soddisfazione per chi opera in questo settore. Sì, è una patologia invalidante, molto severa, progressiva. E il San Martino ha una storia in ricerche di neuroscienze, e con questa macchina, che sarà la prima di questo genere in Italia, si raggiunge veramente un livello di eccellenza che ci permetterà di realmente dare una svolta, speriamo, alla diagnosi e alla terapia di queste patologie. La causa è molto importante. La sclerosi è una malattia che uccide progressivamente il fisico, lasciando per ultimo la mente, una malattia terribile. E si può sconfiggere soltanto attraverso la ricerca, e Genova è sicuramente all'avanguardia da questo punto di vista e fa un passo avanti importante con l'acquisizione della 3 Tesla, che è una macchina specifica per la ricerca, forse la prima in Italia da questo punto di vista, che premia anche l'eccellenza della ricerca in neuroscienza dell'Università di Genova, incorporata dentro l'IRCCS. È un bel momento di collaborazione tra le istituzioni pubbliche, tra l'istituzione e i cittadini, che hanno, attraverso la fondazione dei malati di sclerosi multipla, hanno contribuito all'acquisto di questa apparecchiatura. La nostra associazione, attraverso la propria fondazione, che è il braccio che si occupa di ricerca scientifica, è sempre impegnata da una parte nella promozione e non solo nel finanziamento, dall'altra nella creazione anche di infrastrutture di ricerca, perché queste sono fondamentali per poter garantire alla ricerca italiana gli strumenti che permettono di ottenere risultati fondamentali. Sicuramente avere un'attrezzatura che è l'unica in questo momento in Italia con queste caratteristiche permetterà sia gli studi di base sulla sclerosi multipla, sia gli studi che monitorano l'effetto delle nuove terapie.